In questo breve video racconterò un aspetto della teoria evolutiva che è cambiata in modo direi rivoluzionario dalla formulazione originaria di Darwin nei secoli successivi. E mi riferisco in particolare alla selezione sessuale. Dunque, cos'è la selezione sessuale? È quella forza che è selettiva che non dipende dalla differenza di sopravvivenza, ma dalla lotta tra i maschi per il controllo delle femmine. E quindi il cui risultato non è la morte del competitore, ma il numero di figli che esso lascia, che possono essere molti, pochi o nessuno. Questa teoria, questa idea della selezione sessuale, si scontra con l'osservazione che Darwin stesso fa sul comportamento sessualmente promiscuo delle femmine in molte specie. E cosa succede in questi casi? L'idea di Darwin è che gli accoppiamenti promiscui, così come lui li chiama, in realtà hanno come risultato quello di attenuare o addirittura prevenire l'azione della selezione sessuale. Cioè, la selezione sessuale avviene se le femmine si accoppiano con solo un maschio, il più forte o il più attraente. Questa visione viene completamente ribaltata un secolo dopo la pubblicazione del Descent of Man, del libro dedicato da Darwin alla selezione sessuale, in questo articolo scritto dall'allora giovanissimo 26enne Jeff Parker, che per la prima volta individua, mette in luce quali sono le conseguenze evolutive della promiscuità sessuale e della competizione tra gli spermi di più maschi che deriva dalla promiscuità sessuale femminile. E in particolare, quello che Parker evidenzia è che la competizione spermatica favorisca in modo diretto l'evoluzione dei caratteri legati al successo di fecondazione competitiva. Ma indirettamente, questa è forse la nozione più interessante, influisce anche sull'evoluzione dei caratteri sessuali, quelli tipicamente darwiniani, quelli responsabili del successo di accoppiamento. Perché? Ma la ragione è che entrambi i caratteri sono costosi, come dimostra molto chiaramente questo studio sulle scimmie urlatrici, nelle quali i due caratteri cruciali per il successo riproduttivo dei maschi sono la capacità di emettere vocalizzazioni e quindi lo sviluppo di una laringe ipertrofica, ma anche lo sviluppo di testicoli di grandi dimensioni. E confrontando specie diverse, quello che questi autori dimostrano in modo molto evidente è che specie in cui lo sviluppo della laringe è molto pronunciato, sono caratterizzati da dimensioni piccole dei testicoli e viceversa, suggerendo che non sia possibile massimizzare i caratteri associati sia col successo di accoppiamento che con quello di fecondazione. Quindi che gli animali nelle specie poliandriche si trovino di fronte a quello che si chiama un trade-off evolutivo, un compromesso tra le due funzioni. Ora, questo, se vale tra specie, deve valere anche entro specie, ma da questo punto di vista lo studio è molto più complesso, perché c'è poca variabilità nei caratteri sessuali secondari entro specie, molto inferiore a quella che si osserva tra specie. È difficile misurare in natura il successo di accoppiamento e anche quello di fecondazione, perché è necessario recuperare i piccoli prodotti e assegnare la paternità di ognuno di questi sulla base delle caratteristiche di test molecolari, eccetera. Inoltre, in natura tutte queste informazioni sono difficili da ottenere e quindi da qui la necessità di essere studiati in laboratorio, laddove però poche specie si prestano bene. Una di queste è il Pecillia reticulata, che per inciso è anche la prima specie nella quale viene descritto il fenomeno della competizione spermatica, ben 50 anni prima dell'articolo di Parker, perché questo ricercatore danese che lavorava ai laboratori Carlsberg a Copenaghen, famoso per aver scoperto dove si riproducono le anguille nel Mar dei Sargassi, ma in realtà si è anche occupato di ereditabilità dei caratteri sessuali secondari e che specie ha utilizzato proprio Pecillia reticulata. Perché? Perché i maschi sono fortemente dimorfici, sono colorati, le femmine sono mimetiche, ma soprattutto la variabilità di colorazione dei maschi è enorme. I maschi differiscono sia per l'estensione che per la posizione, il pattern, diremmo, di queste macchie. Questi caratteri sono ereditabili attraverso il cromosoma Y, è la prima volta che viene descritto questo fenomeno,
ma permettono anche di fare dei test di paternità, quantomeno nella prole maschile prodotta dalla femmina che si è accoppiata con più di un maschio. E attraverso un esperimento molto ingegnoso, che qui non ho tempo di descrivere, ma insomma, Schmidt dimostra che quando gli spermi di più maschi si trovano a competere dentro le vie genitali della femmina, gli spermi più freschi vincono, quella che lui chiama la competizione spermatica per la prima volta. Questa specie si presta molto bene, come dicevo, a condurre studi di questo tipo, perché è possibile creare delle piccole popolazioni replicate, quindi in numeri statisticamente rilevanti, in cui i maschi per il diverso fenotipo possono essere osservati e riconosciuti e l'accoppiamento con le femmine può essere ricostruito. E poi la paternità può essere determinata raccogliendo i piccoli partoriti dalle femmine. E quindi, in uno studio che ho applicato qualche anno fa, siamo andati a valutare che cosa succede. Chi sono i maschi che hanno successo? Qual è il ruolo del successo di fecondazione, del successo di accoppiamento nel determinare il successo riproduttivo, che come vedete è molto variabile? Beh, il risultato è per un lato quello che ci aspettavamo, sia il successo di accoppiamento che quello di fecondazione, successo di competizione spermatica sono importanti, ma quello che non ci aspettavamo, o solo in parte minore, è che le due componenti del successo covarino positivamente, cioè vuol dire in buona sostanza che alcuni maschi sono molto buoni sia nell'accoppiarsi, molto attraenti, ma anche fecondano la maggior parte delle uova. Altri maschi non sono molto efficaci né nell'uno né nell'altro. Ora, dato che questi caratteri sessuali secondari sono altamente ereditabili, uno si aspetta che in giro di poche generazioni questi maschi con successo basso o nullo scompaiano. Invece questo non succede. Perché? Beh, ci sono molte ipotesi, molte spiegazioni. Una di queste è che il nostro esperimento è una fotografia di quello che succede in un evento riproduttivo durato pochi giorni. Ma la dimensione temporale è importante per varie ragioni. Una di queste è anche che il tasso di senescenza dei caratteri pre-postcopulatori varia. E quindi i maschi che potrebbero essere di gran successo in una certa stagione della loro vita, probabilmente lo sono meno o molto giovani o molto anziani. Ma l'altra possibilità è quella, diciamo, legata alla variabilità ambientale. Il nostro primo esperimento è stato condotto in una particolare condizione, ma abbiamo visto con una serie di esperimenti condotti successivamente che in realtà piccole perturbazioni ambientali cambiano molto la forza e la direzione della selezione sessuale. Per esempio, la presenza di un predatore simulato, il solo rischio di predazione, ha come effetto che la poliandria delle femmine, cioè il numero di maschi con cui una femmina produce piccoli, cala, ovviamente spostando la selezione dalla competizione spermatica alla competizione per l'accoppiamento. O nel caso di una temporanea scarsità di cibo, si verifica un fenomeno abbastanza simile. Di nuovo, le femmine riducono il loro tasso di accoppiamento. E la competizione spermatica si sposta verso scusate, la selezione sessuale si sposta verso la competizione spermatica. Per concludere, quindi, queste due componenti della selezione sessuale e quindi pre e post-copulatore e la loro interazione con i tassi di senescenza e di variabilità ambientale sono così complessi che questo campo di ricerca è ancora largamente inesplorato. E probabilmente rappresenterà uno, io immagino, dei maggiori ambiti di sviluppo, sia teorico che empirico, per gli anni a venire. Grazie.